Parto allora? Sì, aspetta che apro l'app di CamperGo per il check, così vediamo di aver fatto tutto. Allora, chiusi gli obblighi sopra? Stop, sì. Allora, lo spunto. Chiusi i finestrini? Sì, tutte le finestre sono chiuse. Spunto. Girato il voltaggio del frigo da 220 a 12? Sì. Ok. Direi che abbiamo fatto tutto. Sì, anche gli sportelli. Sì. Aspetta. Ah no, aspetta, no. Ci ricorda che dobbiamo togliere il cavo della luce. Guarda lì, è ancora attaccato. È vero, è ancora attaccato. Meno male che ci pensa lui. Cari amici, vicini e lontani, alzi la mano chi di voi, almeno chi di noi, almeno una volta non è partito con la finestra aperta o con un oblò aperto. Se siamo fortunati ve lo raccontiamo con un sorriso. Se siamo meno fortunati ve lo raccontiamo con un portafoglio alleggerito di qualche centinaio di euro. Se siamo ancora meno fortunati, magari abbiamo creato dei danni ulteriori alle altre persone intorno. CamperGo è proprio un'app dedicata a questi piccoli dettagli e non solo. Questa è una checklist. Guardate, il frigorifero a 12 volt piuttosto che 220 è utile per salvare la vostra spesa e magari anche il vostro matrimonio, come vi ho detto altre volte, perché magari vostra moglie non vi rinfaccia che avete fatto andare male il formaggio. Ancora, io e Paolo spesso ci troviamo a dover partire e almeno un paio di volte convinti siamo partiti con il cavo della luce, come in questo caso attaccato. Perché? Perché nonostante tutti e due lo sapessimo, ci siamo detti entrambi, ma tanto lo fa l'altro oppure lo facciamo dopo, e il risultato è un danno non da poco. Fate i bravi, perché a fare il cattivo ci penso io, e sappiate che dei due quello più serio è lui. Ciao a tutti!